legge italiana offre forme di tutela a favore delle vittime di violenza domestica. Tra queste l'ammonimento, istituto giuridico preventivo che negli ultimi tempi è diventato uno strumento molto utilizzato. Il questore, autorità di pubblica sicurezza al vertice della Polizia di Stato in ambito provinciale, ha il potere di ammonire il soggetto violento che si è reso responsabile di percosse e lesioni nei confronti di un membro della famiglia, anche se la vittima non vuole procedere contro di lui e non sporge denuncia o querela. La legge prevede che chiunque possa segnalare a un qualsiasi ufficio di polizia, commissariato di pubblica sicurezza, stazione dei carabinieri o uffici di polizia municipale, un fatto di violenza domestica di cui si sia a conoscenza, con la certezza che, per legge, il suo nome non verrà portato a conoscenza dell'autore violento. Si garantisce dunque l'anonimato. Chiunque, pertanto, può aiutare una vittima di violenza, che sia la propria amica, la propria sorella o la vicina di casa. Molti autori di violenza ammoniti dal questore, proprio grazie alla forza del monito istituzionale, hanno cessato i propri comportamenti violenti. Questo è un passaggio molto importante ed è la dimostrazione che l'aiuto delle istituzioni è fondamentale, sia per la vittima che per l'autore stesso della violenza. Per produrre modelli culturali privi di violenza, occorre promuovere l'educazione alla legalità ed è necessario che anche l'aggressore comprenda il valore negativo delle proprie azioni, proprio per non ripeterle più. Per questo, la Questura di Torino nell'ottobre del 2019 ha stipulato un protocollo di collaborazione, di intesa con 4 associazioni torinesi, Gruppo Abele, il CEPSI, Centro Psicoanalitico, il Cerchio degli Uomini e il Centro Studi e Trattamento dell'Agire Violento, un protocollo che permette agli ammoniti di seguire del tutto gratuitamente un percorso di gestione delle proprie emozioni presso una di queste associazioni, scelta proprio dall'ammonito. I risultati sono molto confortanti e confermano l'efficacia dell'ammonimento e l'importanza di un supporto psicologico, anche a favore degli autori di violenza.